Da giovedì 22 giugno hanno preso il via a Fano, nella suggestiva cornice della Chiesa del Suffragio, situata nella piazzetta Cleofilo, i giovedì della confraternita, in cui esperti di varia natura, dalla filosofia alla religione e all'architettura, hanno raccontato le nostre origini. Giovedì sera, tema della serata è stato il Palazzo Bracci, dimora di raffinata architettura e bellezza, situato in pieno centro storico, e le famiglie nobiliari. Relatore d'eccezione, l'avvocato Lupo Bracci, nobile fanese, erede della famiglia di origine umbra, trasferitesi a metà del XV secolo a Cartoceto e successivamente a Fano. Le case dei Bracci, tutta una serie di costruzioni, un rettangolo delimitato da via Garibaldi, via Rusticucci, via Nolfi e piazza Rosselli. La parte principale è via Garibaldi angolo via Nolfi, costruita nel 1600. C'è una parte più antica, che è quattrocentesca, che è l'angolo di via Nolfi via Rusticucci. C'è una parte più recente che è fatta dal mio bisnonno, che era la filanda Bracci, che si vede perché sotto c'è una lapide in cui c'è scritto qui nacque Anselmo Anselmi. La mia famiglia è venuta a Fano nel 600, è uno stemma con una corona di conte. La croce rossa è da cavaliere di Santo Stefano, la croce bianca è da cavaliere di Malta, è lo stemma di un militare. Infatti ci sono le bandiere, il tamburo, poi gli stemmi sono al primo quarto Bracci, il braccio con il ciglio, e sotto Pili, di cui portiamo come unici eredi mai rimasti della famiglia. Poi in alto a destra Castracane e Negroni, che è una famiglia romana. Nella facciata principale del palazzo c'è anche un epigrafe, che cos'è? Dunque, l'epigrafe sulla facciata principale ricorda il fatto che lì al palazzo è morto Luigi Luciano Bonaparte, che era lo zio della mia bisnonna, nipote di Napoleone, che era un famoso glottologo e anche uno scienziato, perché ha inventato il valerianato di chinino per la malaria ed è stato anche deputato o senatore in Francia, come francese, però è morto a Fano, e in quell'occasione arrivarono alla mia bisnonna una serie di telegrammi, tra cui anche uno della regina Vittoria, che fece un gran scalpore della città. Nel centro storico ancora oggi diversi sono i palazzi signorili che offrono l'immagine della ricchezza culturale e architettonica, del buon gusto e del generale benessere di cui godevano le famiglie nobili fanesi. Ora, parlando delle famiglie nobiliari fanesi, nell'elenco fatto dal Bertozzi nel 1700, tra viventi ed estinte erano un centinaio. In realtà, che ancora esistevano alla fine del Settecento, erano una cinquantina. Oggi credo ne siano rimaste otto, che a Fano sono venute appartenenti a famiglie importantissime, come possono essere i Torelli, che un Torelli diventò re di Polonia come Poniatowski, poi i Gabrielli, Montevecchio, Castracane, discendevano da Castruccio Castracane. Insomma, ci sono varie famiglie.